Ciao a tutti ragazzi, è il capitano di P Eventi del Pendola. Oggi sabato 16 aprile 2022 siamo finalmente giunti all'intervista del secolo, quella che mi avete richiesto sulle mie pagine social numerose volte. Siamo qui con i due atleti del team Ausonia. Ciao, sono Pietro Genesini e vengo da Sant'Ambrogio di Valpolicella. Ciao a tutti, sono Cesare Chesini e vengo da Gargagnago. Qual è il vostro sogno ciclistico più grande, quello per quest'anno e anche quello in generale per la vostra carriera? L'obiettivo principale di quest'anno è far bene sulle gare prefissate e per il futuro passare professionista sarebbe il sogno più grande. E te Pietro? Bah, quest'anno sicuramente sarà aiutare la squadra, ma vincere no, però fare qualche piazzamento, gare in salita non sarebbe male. E il sogno più grande, come ha detto Cesare, è diventare professionista. Ma Pietro, perché hai abbandonato la mountain bike e hai deciso di correre solo su strada adesso? Ho deciso di passare su strada quest'anno da juniores per provare una nuova esperienza, visto che anche i primi anni da esordiente non mi è piaciuta tanto la strada, ma man mano negli anni mi sono avvicinato sempre di più e speriamo che questa strada vada per il meglio. I sacrifici più grandi che vi tocca fare per correre in bici? I sacrifici per il ciclismo sono tanti. Sicuramente quello di fare una vita sana tutti i giorni, tante ore di allenamento alla settimana e poi anche il sabato sera ai nostri coetanei piace uscire, noi invece andiamo a letto, però ne vale la pena. Ma mai mollare ragazzi, mai mollare. E te invece Pietro? Come ha detto Cesare, il sabato sera ma anche tutti i pomeriggi durante la settimana e saltare i giri in moto, che a me Cesare piace molto. E vabbè, però questo ci porta, speriamo che ci porti a una grande vita sportiva. Ma mai mollare ragazzi, mai mollare. Ora diteci da dove nasce questa passione per la bici e per il ciclismo. Questa passione è nata già da quando ero piccolo, che tutti i miei parenti in famiglia andavano in bici e io andavo a vedere le gare. Mi sono appassionato sempre di più fino a che da G1 sono salito in sella e fino adesso non ho mai smesso. Pietro? Bah, è nata sempre fin da quando ero piccolo, che andavo in bici con la mountain bike nel campo di mio nonno. E ho iniziato da G3 quando mia mamma, per farmi un regalo, mi ha portato a Fumane a provare mountain bike e da lì ho capito subito che quella era la mia strada. Però molti mi hanno chiesto anche questo ragazzi, avete mai pensato di smettere? Pensato di smettere? Magari no, ci sono sicuramente stati dei momenti più bui che però con costanza, allenamenti e tutto quello che ci va dietro abbiamo superato e siamo sempre qua in sella. Non ci sono mai stati dei momenti bui, alti e bassi sicuramente, ma soprattutto durante le settimane, quelle invernali, dove ci sono allenamenti anche lunghi e pesanti, a volte ho pensato di buttare la bici nel fosso. Terra veneta, Valpolicella, qua ci abita qualche campione come Davide Formolo, Giovanni Lonardi, Edoardo Zardini. Voi vi siete mai ispirati a uno di questi? Ammiro tutti loro che sono riusciti a raggiungere il loro sogno, passare professionisti, perché non è facile, però loro ce l'hanno fatta. E te Pietro? Sono sicuramente, li ammiro molto perché è il mio sogno quello di diventare professionista, quindi c'è solo da imparare da questi personaggi. Ma gli amatori della zona, mi domanda, Samagnio prima delle gare parlare così forte, la nafta, il diesel, la benzina? Quando le gare sono alla domenica pomeriggio, ci svegliamo la mattina e mangiamo pasta e pane e magari prosciutto crudo. Invece quando corriamo la mattina presto e facciamo una colazione bella abbondante, sempre a base di carboidrati, e poi un'oretta e mezza prima di correre dei panini o dei toast. E ti Piero mai con la Nutella? Beh, alla mattina prima della gara sicuramente pancake. C'è sempre, perfetto. Anche Pietro, stesso di Cesare, perché corrono insieme tutti e due juniori, stessa categoria, stessi chilometri, l'alimentazione è quella più o meno. Però ultima domanda, perché non voglio rubare il tempo alla gente, perché il tempo è denaro. Quindi cosa ne pensate di Eventi del Pendola e del sottoscritto ragazzi, il capitano EDP Eventi del Pendola?
Conosco il capitano da tanto tempo, correvamo in bici insieme e so che di testa è forte, porterà avanti questo suo progetto secondo me fino all'infinito, perché ci sa fare, è in gamba e spero per lui che vada bene. Dai che mi gaso. E te Pietro invece? Bah, sicuramente il capitano avrà un grande successo, ne sono sicuro, perché non molla mai e continua a salire. Mai mollare ragazzi, mai mollare, sempre verso l'infinito e oltre. Quindi detto ciò, l'intervista è finita, grazie a tutti, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, Capitan, cioè prima c'è la chiocciola, poi Capitan_Richoflex, seguitemi tutti e restate aggiornati sul backstage Eventi del Pendolo. Ciao a tutti ragazzi, mai mollare.